ostia divina, ti adoriamo, Signore. Ecco, fratelli e sorelle, i nostri occhi siano rivolti a Gesù in questo momento. Non distraiamo la nostra attenzione da Gesù. In questo momento è Gesù a dominare sull'assemblea, ad attirare lo sguardo. È davanti a Lui che vogliamo prostrarci e adorarlo. Lo adorano gli angeli del sacramento, lo adoriamo anche noi. Apriamo il nostro cuore a Lui, Signore Gesù. Noi ti adoriamo, sei qui davanti a noi, ti prostriamo davanti a te e ti diciamo grazie, Signore Gesù, perché sei venuto qui in mezzo a noi. Grazie, Signore Gesù, perché abbiamo la fortuna di adorarti, di benedirti e di ricevere la tua benedizione. Signore Gesù, contempliamo il tuo cuore squarciato. Dal tuo cuore squarciato gronda sangue ed acqua continuamente. Noi vogliamo essere bagnati, lavati dalle nostre infermità per l'acqua che scende dal tuo costato. Vogliamo ricevere la vita, la forza e la salute per quel sangue che gorga dal tuo cuore. O Gesù, siamo qui davanti a te e gridiamo a te con tutto il cuore. Tu sei il Signore, tu sei il Signore della nostra vita, tu sei la nostra salvezza. Tu sei la nostra salvezza. A te lode, gloria e onore per tutti i secoli. Amen. Quando dici vivi, tutti vivono, perché tu sei l'autore della vita, tu salvi e liberi, tu fai prodigi e miracoli in cielo e in terra, tu hai liberato Daniele dalle fauci dei leoni, puoi liberare questo fratello e tutti noi dalle fauci della morte, dalle fauci delle malattie, perché nelle tue mani è la vita e la morte, la salute e la malattia. Perché tutto dipende da te in cielo e in terra. O Signore Gesù, noi non osiamo chiedere nulla che non sia conforme alla tua volontà. Signore, tu solo puoi fare prodigi, ma nessuno può chiedere quello che desidera, ma quello che tu desideri. Anche che tutto il mondo ti chieda un prodigio, tu puoi anche non concederlo, e puoi concederlo quando nessuno lo chiede, perché tu sei libero, Signore. Ma siamo qui per supplicarti, o Signore Gesù, tu sei l'amore. Guardaci, o Signore Gesù, abbiamo tutti bisogno di te. Da ciascuno di noi quello di cui più abbiamo bisogno nella tua infinita clemenza. Tu, Signore Gesù, sei morto per noi con un immenso amore. Con immenso amore e con potenza sei risuscitato. Tu, con potenza ci salverai, con potenza ci guarirai, con potenza un giorno verrai a portarci con te. E in questa professione di fede che noi vogliamo sostare. Ed è questo che noi vogliamo cantare in questo momento, con amore per noi morì, con potenza risuscitò, per noi, con amore per noi morì. Si chiama Giona, era nel ventre del pesce,
Era disperata la situazione, e io dal profondo gridò al Signore, e il Signore lo trasse dal profondo del mare. C'è una situazione disperata, il Signore opera questo prodigio come lo operò su Giona, e la persona se ne accorgerà perché non c'era più nessuna speranza. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché... Grazie Signore perché stai toccando le membra di alcune persone, il cuore, nel rallo, il mitralico, stai toccando il polmone destro di una persona, le orecchie, una persona, una donna che ha la vescica infiammata da tanto tempo. Benediciamo il Signore per questi piccoli doni che ci dà e chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Sono i peccati molto più gravi che i cancri, i carcinomi, e noi ce ne accorgiamo, soprattutto quando sono peccati radicati in noi, quasi radicati, naturalizzati in noi. Allora sono peccati che ci possono portare alla morte definitiva. E su questi peccati radicati in noi, su queste abitudini cancerose, in senso spirituale, che noi vogliamo chiamare la misericordia di Dio, la potenza dell'Altissimo. E il Signore stacca una persona oggi da questo peccato e la rimette così in grazia sua. E dobbiamo ringraziare e benedire il Signore perché è come se avesse guarito un cancro. Lode e gloria a te. Grazie Signore perché tu stai guarendo, perché stai illuminando gli occhi di alcune persone, stai fermando alcune persone nella strada che conduce all'abisso, stai scatenando alcune persone in questo momento e stai toccando il polmone, o meglio la pleura, delle persone che guarisce da questa pleurite. Grazie, Signore. Ringraziamo, Signore, per tutte quelle grazie che stai concedendo, soprattutto le grazie spirituali. E adesso, Signore Gesù, vogliamo portarti in processione. Tu guarderai, Signore, tutti questi che sono venuti qui, li guarderai con occhio d'amore. Tu ancora passerai, toccherai, tu, Signore, libererai, perché tu sei il potente, l'uomo di Galilea, ti preghiamo, passa ancora in mezzo a noi e opera ancora prodigi in mezzo a noi. Noi volgiamo gli occhi nostri lacrimosi a te, ti preghiamo tanto per noi quanto per i nostri fratelli, per i nostri familiari, per tutte quelle che si raccomandano le nostre preghiere. Ma tocca, Signore, anche il nostro cuore, perché noi possiamo migliorare nella condotta e possiamo uscire qui nuovi, con intenti nuovi, con il proposito di essere più buoni verso gli altri e di essere più vicini a te. Vediamo perché deve guarire. Signore mio Dio, ancora una volta ti presentiamo questo nostro fratello. La preghiera di molti deve risollevarlo. Benedicelo, Signore, perché tu lo solleverai dal letto del suo dolore. Non sappiamo il tempo, come e quando, ma tu lo solleverai dal suo letto. E noi siamo qui
per ringraziarti e benedirti, Signore mio Dio. Adesso gli angeli santi, mentre noi passiamo, verranno a distribuire le tue grazie. Passa ancora, Signore Gesù, in mezzo a noi vengono gli angeli santi, Raffaele, Gabriele, Michele, gli angeli nostri custodi, a portare le tue grazie a ciascuno di noi. Alleluia. Alleluia a te, Signore. Uomo di Galilea. Signore Gesù, ecco l'ultima preghiera che ti rivolgiamo prima della benedizione finale. Ti preghiamo per i nostri bambini, quanti bambini malati nelle nostre case, quante angustie nei genitori. Ti presentiamo i nostri bambini. Guariscilo, Signore, questa sera, mattina. Ti preghiamo per tutti gli ammalati terminali che sono nei nostri ospedali, per quelli che dovranno oggi presentarti davanti a te. Signore, perdona i loro peccati e fa che nell'ultimo istante, nel loro cammino terreno, siano in pace con te e trasbordino da questo mondo all'altro mondo nella tua infinita misericordia e siano ammessi alla pace eterna. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti quelli che si trovano in pericolo nei viaggi, che si trovano così a subire incidenti, ma che nessuno abbia un incidente mortale, ma preserva tante persone che in questo momento sono nel viaggio o durante questa giornata si troveranno in pericolo. Signore, per le preghiere di questi fedeli, per le preghiere di noi tutti, oh Signore, porta salvezza, aiuto tempestoso, guarigione e salvezza. E adesso, Signore Gesù, ci presentiamo noi tutti. Siamo qui ai tuoi piedi. Da a tutti la tua pace, la tua serenità. Allontana dal nostro cuore l'odio, il rancore. Signore, ti chiediamo di volerci bene gli uni gli altri, perché è l'amore che ci portiamo che attira la guarigione da te. Ti presentiamo, Signore, i nostri cuori. Signore, togli il veleno dei nostri cuori, il veleno dell'odio, della discordia. Signore, fa che noi possiamo pacificarci gli uni con gli altri. E sciogli infine, Signore, le catene con cui il nemico ci ha vinte. Signore, questa mattina opera anche liberazione in mezzo a noi per la tua infinita misericordia, per la tua potenza. E Signore, per tutte queste intenzioni che noi eleviamo l'ostia davanti a questa assemblea e ancora una volta ti gridiamo: guariscici, oh Signore, liberaci, oh Signore, consolaci, oh Signore, amaci, oh Signore.